Andrea Maciandaro, ci siamo, è il primo giorno di questo che si può definire davvero un festival dell'odontoiatria internazionale, una grande emozione. Grandissima emozione, veramente frastornato dall'impegno e dalla felicità di questa riuscita, di questo evento culturale, scientifico e sociale. Davvero la partecipazione di questi grossi nomi che per la prima volta calpestano il suolo di Taranto e che sono venuti con grande spirito di avventura, perché insomma non c'era uno storico, non c'era un precedente, devo dire veramente un grande senso di amicizia, un grande senso di rispetto nei confronti della nostra città e nei confronti della nostra associazione culturale, che già da anni si muove sul territorio della promozione degli eventi scientifici. Questo in effetti è una grande festa ed è un congresso forse veramente di esagerata portata, voglio aggiungere, però grazie davvero all'aiuto di tutti, dallo staff del mio studio e dall'aiuto degli sponsor, dall'aiuto davvero anche della professoressa Chirico, che mi ha dato un grosso contributo in questo senso. Davvero l'evento sta venendo in una forma grandiosa. Ecco, non vorrei questi ringraziamenti dimenticare nessuno, tra cui il professor Marzo, che è il presidente della sezione scientifica e il presidente insomma del convegno. Vorrei gli auguri veramente a tutti quanti, di che ci si possa davvero acculturare, divertire e passare delle giornate culturali e scientifiche importanti. Un ultimo saluto e ringraziamento, ripeto, va anche alla mia famiglia, che mi ha sopportato in questi mesi di organizzazione. Spero di non aver tralasciato nessuno e davvero spero che ci si possa davvero ricordare queste due giornate in maniera significativa. Vogliamo sottolineare che nel fuori onda abbiamo parlato del grande consenso di tutti gli odontoiatri venuti a Taranto già nella giornata di ieri nel corso delle visite alla città. Sì, ieri è stata una giornata dedicata un po' alla conoscenza, perché molti di questi relatori, che provengono da varie parti d'Italia ed Europa, non ci si conosceva. Ieri c'è stata veramente una bella e grande integrazione, una grande sinergia, pur non conoscendosi. Sono riuscito a far vedere alcuni degli spaccati della nostra città, soprattutto una città vecchia. Con orgoglio ho mostrato le nostre bellezze e devo dire che c'è stata una risposta sinceramente positiva. Ecco, non mi sembrava un consenso di facciata, ma li ho visti molto motivati, anche loro un po', come posso dire, rammaricati che Taranto vada sempre sugli onori delle cronache per altre situazioni.